Parla con le porte oramai. Dell'acqua. Non sono stata io nemmeno adesso. Mi interessa dell'acqua, per favore. Sei un amico di merda, Anna. Di più? Ma non queste manine. Non posso ridere. Già Sasha scoreggia, rido e mi fa un male incredibile. Ma è lì l'acqua. Oh, ho proprio la papà pronta, Tova. Un altro po'. Ah, che malabraccio! Non devo ridere. Una tengo la telecamera. Dai, dammi una mano. Allora, in una c'è la telecamera, l'altra mi sono appena stirato allungando l'acqua. Anna, la tocco solo, dammi una mano. Non volevi toccare? Mi hai detto, mi fai toccare l'acqua. Bene. Allora, facciamo una cosa più divertente. Amore, dimmi qualcosa. Vai, gira il tappo. Qualche problema? Coi denti. Non ci arrivo. Aspetta. Non si usano i denti, non ti ha insegnato niente tua madre? Boh, ricoverata anche la dentista. A posto. Ma la vuoi mordere? Non ho capito. Hai visto? Non ringraziarmi. Non ti ringrazio, non hai fatto un cazzo. Ti ho detto come aprirla. Ah, scusa, allora grazie amore. Mettiti a guardare le partite di Dora. Io soffro. Guardate, so bere da sola. Non si beve a canna. Penso, non lo so, la prima volta che provo. Non sono stata io. Come bevi male. Sputo in faccia. Ti sputo. Non devo fare le frasi troppo lunghe, ma per dire ti sputo ce la faccio benissimo. C'era in un porno con la stessa intonazione. Vola amore. Anche le... Ma vola cosa? No amore, non devo ridere, no amore, non devo ridere. Non ho finito a piangere, amore. Aspetta che mi rimetto la maglia allora, dai. Fermo. Al volo amore. Amore. È diventato un bersaglio, non hai più la tetto. Sei una testa di... Esatto. Adesso tappo l'acqua. Con 90 gradi. Sì, richiudila l'acqua però. Non trovo il tappo, le tette troppo... Dove l'hai nascosto? Troppo grasse e non riesco a vedere sotto. Ma adesso come farai per i piatti quando mangi? Che non riesci a vedere il cibo nei piatti? Allora, dammi una mano, prendimi il tappo. Ai, ai, mi stai dando del pagliaccio. Smetti la coglione. Capito, Sasha? Cosa? Ha detto smetti la ricchione. No. Ah. No. Non si dico queste cose. Mi fa ridere, mi fa male. Alzami il gomito. Tappati le orecchie con le mani. Ah. Ma era così anche prima. Era stato. Sai cosa ho fatto ieri? Ho giocato a Clash Royale. Però ho perso. Non capivo niente. Ma non per la mano o per l'operazione. Hai perso perché sei una pippa. A posto di giocare le palle di fuoco, le confondevo con gli spiriti del fuoco. Non c'ho palle di fuoco a cazzo. Era tutto però fuoco. Però sono riuscita a fare comunque una torre, non so come. Sono fortissima. Che tu hai fatto di torre? Spegni questa videocamera, ti prego. Andrea. Che bello, guarda che bellezza. Buonanotte. Un volto rilassato. Un volto della salute, vero? Sì, esatto. Non farmi ridere cretino. Non c'è il capezzolo. Amore, le vedo. Ti hanno fregato un capezzolo. Denunciali, ti hanno fregato un capezzolo. Dai, adesso dovete trovare il coraggio di dirmi small boobs, dai. Ma adesso sarà big boobs, small subscriber. No, non li voglio così, ne voglio tanti. Comunque ragazzi, sono ancora disegnata, non so se potete vederlo. E quello che c'è lì non è sangue, ma è tipo il disinfettante colorato. E piano piano, ora saranno le comiche, Andrea prenderà quando mi vestirò e andremo a casa. Gli hanno anche installato le rotelle così può correre più veloce. Non me li levano ragazzi, se vi fa schifo spero di no perché questo è sangue. Perché è ho pomodoro. Tipo pomodoro, io ho detto che è pomodoro, scusa, cazzo. Scusa, praticamente ho un, diciamo, dei drenaggi di pomodoro che sono attaccati alle tette, uno alla sinistra e uno alla destra. Che serve a far uscire tutto il pomodoro. Che serve a far uscire che appunto, è buono. Tutto il pomodoro, così poi ci condisco la pasta a Sasha e gli faccio una bella pasta al pomodoro di tette. Quindi lascio la videocamera in mano di Andre, piano piano. I nuovi pomodori. Guardate che pomodoroni che ho. Mamma mia, super pomodori. Fagli vedere i tuoi pomodori, Andre. No, allora, ti ricordi come prima, hai detto prima si è alzata e ha detto minchia, non puoi capire quanto sono pesanti. Boti boti. Andre, non ti devi fare inquadrato dal grande dall'alto per far sembrare tette ancora più grandi. Sono già grandi. Ecco, bravo, perfetto. Sto sfocato probabilmente. Dei pennarelli, le gaze. Ma che, ma ti hanno fatto il disegno? Ah, hanno preso la ciccia e hanno messo nelle tette. E per qua cosa hanno fatto per qua? No, per lì niente, mi dispiace. Possibile? Serve una mano per vestirti? No, metto loro, per... mettimi il calzino. Questo sarà la prima e l'ultima volta che te li metto in cosa? Piedi. Faccio i piedi puzzolini. Ma sai quante volte ti metto i calzini io? Ma amore, ma sai che è un calzino? Vabbè che siamo dai, in clinica, dai, se svieni siamo già qua. Giusto. Non so dove la scritta Betty Boop va davanti. Ma no, sono fottuto.
Gira. Facciamo così. No, va bene. Così. Senti, cambiamo piede. Prova a cambiare piede, magari funziona, Sasha. Devo capire dove è il tuo calcagno. Non so se l'ha portato. No, anzi, io lo farei. Sono stato bravo, sono stato cattivo. Lo stronzo, il mio infermiere preferito. Mi ha abbandonato in sala operatoria come fossi un cane sull'autostrada e mi ha salutato con la manina. Oh, si fa dentro quel coso lì? Di plastica. Io non l'ho guardato. Ah. Io non comunque questo deve tenere un po' stretto, come sa il dottore che spiegava. Ma volevo fare la clip con le tette grosse. È scema, sì, è scema. La parola che stai cercando è quella, sì. No, sì. No, non mi esprimo. No, sì. Giù, non so fare, cazzo. Via come odio gli aghi. Ma non è un ago, è una calumnia di plastica. Sasha, è un calume di plastica. Non posso far vedere i fan quella cosa lì, che già sono svenuto. Ma per Sasha? Fatto il vaccino per la meningite. Dai, allora pubblicizzami un po', dai. Chi sei? Fammi Instagram. Seguite tutto il mio infermiere preferito su Instagram, si chiama. Ma io ho il tuo infermiere preferito. Tu non sei un infermiere, guarda il mio infermiere preferito. Ah. Hai solo 815 follower. Sono sfigato. Senti, mi vesto? Sì, vesti, così poi ti levi i drenaggi, va bene? Capito come te li legano i drenaggi? Sapri? Tipo con la... No, di cuffiette. Tirami sul petto. Mano dietro. Ma di solito non era al contrario? Sasha, dietro della mano. Ma non era lei che tirava su lui? Dammi la mano. Mettimi la mano dietro. Sasha, voglio andare a casa. Sì, andiamo allora. Hai fatto quasi tutto da solo, lo sai? È quasi rottato. Non ti chiedo 5 euro per questo. Stavi per rottare, hai visto? Allora amore, apri quel. Quel? Come? Quell'armadio. In alto a sinistra sono i pantaloni. Squittivi? Sono 5,90. In alto a sinistra ci sono i pantaloni. Vuoi la maglietta? Ti ho solo la maglietta. Tu hai i vestiti? In effetti hai dato i vestiti. Allora, è tutto registrato. Ho chiesto. Aspetta Anna, mettetelo un calzino. Eccoli. Un calzino sparso nel letto. Puoi pulirti i piedi. Che coraggio. Facciamo il gioco del sacco, che devi saltellare adesso. Le tette vanno. No, mo stanno ferme le tette. Prima non c'erano. Però vedi così positivi. Cioè quando hai sete ti metti la lattina in mezzo alle tette e puoi bere tranquilla così con la cannuccia. Puoi bere mentre editi. Mi trasporto oggetti. Eh sì, non ti devi neanche più fermare per editare. Metti un attimo questo. Ma quindi non te le mette come cuffie? Senti che buona, mi ha detto non ho lavato i denti. Così te fa il nodo apposta maestro. Anestesia, non lo stringe più non posso. Faccio lavare i denti. No, adesso ci provo. Come fai? Tanto non li vuoi lavare? No. Manco se vuoi. No. Dai, sta bene. Allontana che falla vedere. Ti vede ma subito. Mi stai nascondendo. Mi stai nascondendo qualcosa. Amore, a me manca ancora il calzino. Ma non ti serve, ne mangia così. Io piscio per terra, non te lo faccio. Io ti registro. Il trucco adesso è tenere fermo lo spazzolino e muovi la testa. Suca! No, non mi voglio anche io, amore, mi apro. Almeno per una volta ti lavo i denti bene. Apri la bocca. Chiudi. Chiusa. È un loop infinito. Sto registrando lo specchio che registra, me che registro lo specchio. Ma che non li lavavi i denti quando stavo male. Devi muovere le braccia. Che cazzo vuol dire? Però non li lavati comunque. Ti fai un dito nel naso, tanto non puoi reagire. No. Non ridere, cazzo ridi. Cazzo ridi. Prendo serio. Dentro. Chiudi sta bocca. Tu vai di pulire il dentro di una balena. Oh, Flipper 2. Non era una balena, Flipper. Guarda lo schermo che lo sporchiamo. Lo schermo, boh. Vabbè, chiudi, cioè apri. Putri dume che non sei altro. Come faccio ciò qua? Non ci arrivo sotto. Succhia. No. Madonna. Puliti. Che schifo. Chi c'è, Artù? C'è la mamma? Chi c'è? Hai sentito la mamma? Artù, dove cazzo vai? Mi sono preso il collo, paura, c'è le unghie. Mi sembra giusto che ti fai le unghie sul tappetino. Dietro di te tu. Non so che guardi i muri, ma dov'è? Guarda chi c'è. Amore mio, ciao. Ciao. Amore mio, bellissimo. Dove stai andando, Artù? La mamma è di là. Ciao. Ma le due mamme. Le due mamme. Che sono ciao. Siete nate lo stesso giorno. Però un anno di differenza. Sì. Di un anno. Però ha fatto il figlio più bello, luna mia. Guarda come sei messa, sei un rottame. Non vedo segni di lotta. Non vedo. Deve fare le visual. La mamma che se ne batte il cazzo di Jan, poverino. Ha suonato tutti i treni Jan. Ciao. Vabbè, comunque, ma ti manca Jan. Allora,
parliamoci chiaro. Parlo ancora così perché questa mattina ho levato i drenaggi, che sono quelli che avete visto, praticamente quelle sacche che avevo attaccate alla pancia che raccoglievano il sangue, che partivano da sotto le ascelle e raccoglievano il sangue e le secrezioni. Perché ho fatto questa cosa? Ho avuto un problema io quando ero adolescente e voi saprete benissimo che l'adolescenza ha diversi problemi. Io facevo la modella sin da piccolina e un giorno un cretino, io avevo già il corpo perfetto e ribadisco, si sa benissimo che quando si è piccoli e quando si è adolescenti anche una sola critica può pesare nel vostro corpo. A me era stato detto perdi un paio di chili e io a 15 anni, stupida come ero, perché ero veramente stupida, mi sono fatta prendere da sta cosa e ho smesso di mangiare. Ho smesso di mangiare perché ero stupida, perché ho ascoltato una persona, tra l'altro idiota, che mi ha messo in testa una cosa strana e io qui ho smesso di mangiare. Perché vi voglio parlare di questa storia? Perché io ci tengo che voi impariate dai miei errori e dai vostri errori. Mangiare è importantissimo per il vostro corpo. Ci saranno sicuramente dei difetti del vostro corpo che non vi piaceranno, ma voi nascete con quel corpo, dovete farvelo piacere e sicuramente ci sono dei rimedi per farvelo piacere di più. Mentre i gatti fanno casino e mi ribaltano le cose, sapete benissimo che io faccio il fitness con voi. Faccio la ginnastica per tornare un po' in forma. Adesso per 3 settimane e un mesetto devo stare un po' ferma, ma sono sicura che capirete i motivi. Però ragazzi, mangiare è davvero, davvero, davvero importantissimo. Non lasciate che le critiche delle persone stupide vi entrino nella testa. Ma sia nel mio caso, io ero già davvero magra, mi sono fatta mettere in testa sta cosa. Ma se anche avete qualche chilo in più e arriva lo stronzo di turno a dirvi balena o cicciona, fregatevene, perché voi siete voi e loro, sono dei coglioni, non vi deve interessare di quello che pensa la gente. Voi pensate a stare bene? Ci sono diete? Ci sono cibi giusti? C'è un'alimentazione giusta da fare? C'è dello sport? Ci sono un sacco di rimedi per sistemare le cose che non vi piacciono nel corpo. Io ho sbagliato, io ho avuto un'ipotrofia mammaria, praticamente non mi si è sviluppato molto bene il seno. Perché sono stata stupida e come potete vedere l'ho sistemato. Cosa vuol dire che l'ho sistemato? Erano diversi anni che volevo fare questa cosa, ma non avevo il coraggio, non ero comunque convinta di volerlo fare. Per sistemare io intendo semplicemente riempirlo, perché io avevo perso molto 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 seno quando ero ragazzina, che ho smesso di mangiare. Sono andata a farmi vedere, sono andata a fare una visita e mi hanno detto che comunque mi avrebbero dovuto operare per sistemarlo, e il chirurgo allora mi ha detto guarda che già che ci sei, che dobbiamo aprirti, i gatti che fanno ancora casino, se vuoi a sto punto sistemiamo, tanto ormai sei aperta, quindi mettiamo queste protesi. E io ho detto vabbè, a sto punto è una cosa che in realtà ho sempre voluto sistemare, ma ho sempre rimandato. Visto che comunque dovevo fare questa operazione, ho detto ormai è arrivato il punto. Un'altra cosa che mi ha convinto è che io in famiglia, cioè nel mio ramo della famiglia, una persona ha un tumore al seno e la protesi in questo caso aiuterebbe in un domani, in un eventuale tumore al seno, a farlo uscire subito e quindi prenderlo e curarlo subito. E diciamo che tutte queste cose mi hanno fatto dire sì, mi hanno fatto dire sì, lo faccio. Allora ragazzi, l'intervento è stato molto particolare, vedrete dalla mia faccia che sono distrutta. Ve lo voglio raccontare. Tra l'altro saluto l'anestesista che è stata bravissima ed è la zia di 2 fan, vi mando un bacio, che io avevo optato per l'anestesia locale e lei mi ha detto fidati di me, faccio io, e mi ha fatto la totale, perché comunque era un'operazione non da niente. E mi ricordo che quando ero in sala operatoria, che ero sdraiata con tutte le cose, avevo il braccio così, lei mi ha detto sei pronta, adesso ti metto lo champagne. Io sono partita ragazzi proprio in quarta, ho detto no, voi non potete capire quanto sono forte, dicevo al chirurgo, non mi farete niente, non mi stenderete, fatemi quello che volete, io sono forte. E lei mi dice occhio che adesso brucerà un po'. Ragazzi, mi mette, penso, l'anestesia o lo champagne, come lo chiamava lei. Ho iniziato a sentire un bruciore, ho detto no, oh mio dio, levate, buff, mi sono messa a dormire tipo romf, non ho sentito niente. Mi sono svegliata dopo 2 ore, perché ricordo che mi hanno fatto levare praticamente tutti i piercing, e avendo appena fatto quello all'ombelico avevo chiesto a
quella dell'anestesia, se poi una volta finita l'operazione avrebbe ripotuto mettermelo dentro. Allora c'è una cosa che fa ridere, che io ho sognato. Io mentre mi operavano ho sognato un raduno molto particolare, un raduno con tantissimi di voi, e mi sono svegliata che mentre abbracciavo qualcuno di voi sentivo qualcosa che diceva: è al contrario, ma fa niente. E non capivo, avevo questo ricordo che abbracciavo e sentivo: è il contrario. Vado in camera, mentre mi aiutano a spostarmi dalla barella, come si chiama, il letto, un dolore da morire, ragazzi, da morire. E lì ho capito, guardandomi, gli ho detto: mi mettete il piercing? E la ragazza mi ha detto: l'ho già messo. Allora lì ho capito che era una specie di risveglio dall'anestesia. E l'infermiere mi guarda e mi dice: tutto ok, devi vomitare? E io dico: no. Poi faccio così e dico: aspetta. Ho vomitato tutta l'anestesia addosso a mia madre. No ragazzi, c'è che ridere. E poi sono stata lì tutta la notte e un po' del giorno dopo. Allora, se vi devo dire le impressioni, ragazzi, un male incredibile. Io i primi 2 giorni ho detto: ma chi me l'ha fatto fare? Perché sono così stupida? Chi me l'ha fatto fare? Non riuscivo a alzarmi, ragazzi. Mi aiutava Sasha con 2 mani, mi tirava su, volevo piangere, ho pianto tantissimo. In 3 notti ho dormito 5 ore. È stata una mazzata. È stata una mazzata, però adesso ho sistemato il mio problema, ho sistemato il seno, mi piace da morire. Ovvio che adesso sia ancora grosso e gonfio, perché ci metterà 6 mesi a sistemarsi. Però mi sento proprio molto meglio io, adesso che ho levato i drenaggi mi sento proprio un'altra persona. Ancora faccio fatica a fare praticamente tutto, ma il chirurgo oggi mi ha detto: puoi stare un paio d'ore al computer. Allora tipo io l'ho guardato con tipo gli occhi a cuoricino e faccio: ok, allora faccio il video ai ragazzi. Scusate se l'edit sarà magari molto tranquillo, ma mi ha dato proprio 2 ore da stare al computer, quindi dovete accontentarvi. Ragazzi, ve lo ridico un'altra volta: non ascoltate le critiche, non ascoltate le persone che non hanno un senso nella vostra vita. Ascoltate i genitori, ascoltate i vostri amici, e il consiglio mio: mangiate, perché mangiare è importantissimo per il nostro corpo. Non fate i miei errori, è davvero un grandissimo consiglio. Io vi mando un bacio grande. Non so se ci vediamo domani con un altro video, perché ancora non mi sento molto molto bene, ma sono sicura che guarirò e tornerò al 100% per abbracciarvi tutti. Vi mando un bacione. Ciao cuccioli.